Diritto all'assunzione e rilancio del soccorso, come previsto dalla risoluzione Fiano immessa nella legge di stabilità per il 2018, lo chiede a gran voce il sindacato USB insieme ai lavoratori dei vigili del fuoco che questa mattina hanno presidiato le prefetture territoriali di tutta Italia. Oggi siamo tornati qui in prefettura per chiedere al prefetto di sollecitare il dipartimento per far arrivare nuove unità a Catania, mezzi nuovi ed efficienti e per sollecitare la stabilizzazione dei precari che vede un bando in uscita a breve. Oggi ci sarà un incontro a Roma atto proprio a discutere questa problematica. Oltre a questo chiediamo l'assunzione degli idonei concorsi pubblici, chiediamo un vero rilancio del soccorso in Sicilia del comando etneo che ha una carenza di 128 unità. A Palagonia a breve sarà consegnata una nuova sede, ma mancano le 28 unità per poterla aprire. Noi chiediamo che il nucleo sommozzatore di Catania gli vengano assegnate le unità mancanti. Chiediamo le nostre economie, i fondi del G7 che ancora devono essere distribuiti ai lavoratori. Chiediamo i buoni pasto che siano consegnati puntuali, perché i lavoratori non possono mettere i soldi di tasca propria per poter usufruire di un pasto caldo. Chiediamo rispetto, chiediamo certezza, chiediamo che vengano sollecitate le assunzioni per avere un soccorso efficiente in tutta la Sicilia.